Sette laghi di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, con un eccellente spettacolo in pista e per l'occasione anche il record di piloti, ben 207, dove l'eccellenza l'ha rappresentata la KZ2 con ben 55 adesioni e la piccola 60 Mini con 70 giovanissimi al via. L'appuntamento di Castelletto ha salutato anche l'esordio della nuova categoria internazionale OK Junior e due categorie nazionali 125 AC Kart e 125 AC Kart Junior con motore monomarca Lame X30. L'appuntamento di Castelletto è stato valido anche per la prima delle tre prove del campionato italiano Pro Driver, con le due categorie Under fino a 35 anni e Over oltre 35 anni, dove in totale sono stati 52 i piloti, con griglia piena di 34 partenti nella Under. Insomma, un bel inizio di stagione destinato a proseguire anche nei prossimi appuntamenti programmati sul circuito internazionale Napoli di Sarno il 29 maggio, sul circuito internazionale Adria Karting Raceway il 10 luglio, in Sicilia sul circuito internazionale di Triscina il 18 di settembre e conclusione sul cartodromo Val Vibrata a Sant'Egidio il 16 di ottobre. La stragrande maggioranza dei piloti è stata di nazionalità italiana, ma non sono mancati gli stranieri a dare una valenza internazionale soprattutto nella 60 Mini, con una rappresentanza anche dalla Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Emirati Arabi, Romania e nella OK Junior, con presenze dall'Oman e dall'Indonesia. La categoria maggiore e più performante, la KZ2, ha visto una intensa battaglia per poter definire i 34 finalisti dai 55 iscritti. In gara 1 la vittoria è andata al veloce salernitano Francesco Celenta su Formula K, dopo essere risultato vincente fin dall'inizio del weekend con la conquista in prova della pole position e il primo posto dopo le manche di sabato. Nella prima finale Celenta si è imposto sul padovano Massimo Mazzali su Croc Promotion e sul campione italiano 2015 Riccardo Longhi su CRG, mentre a Mirko Torsellini quest'anno con Exprit è stato tolto il quarto posto per una penalizzazione sulla posizione dello spoiler anteriore dopo un contatto, scivolando così decimo. Quarto è quindi passato Tommaso Mosca su Maranello davanti a Matteo Viganò Top Kart. Nella top 10 sono rientrati Giuseppe Palò Croc Promotion, Matteo Mazzucchelli CRG, Federico Pezzolla EKS e Nicola Gnudi VRK. Sì, soddisfattissimo perché ero velocissimo in gara, con un grandissimo passo. Sono sfilato tanto dietro, penso oltre il decimo posto, purtroppo in una partenza, la prima curva un po' di intoppi, però poi sono risalito alla grande, è stata per me una bellissima gara, un bellissimo weekend, penso di essere intorno al campionato e si inizia così, va bene. Nella seconda gara di KZ2 con la griglia invertita nelle prime 8 posizioni è stato Mazzali a prendere il sopravvento, ma la finale è vissuta anche sulla grande rimonta di Torsellini, risalito sino al secondo posto e poi terminato sul traguardo in scia a Mazzali. Molto bella anche la rimonta di Celenta che dall'ottavo posto è terminato sul podio. Ottima anche la quarta posizione di Federico Pezzolla dopo una fase di qualificazione molto difficile, così come un altro buon risultato l'ha ottenuto Mosca, quinto, mentre il campione italiano del 2015 Longhi in gara 2 ha dovuto accontentarsi della sesta posizione finale. Sì, diciamo da stamattina abbiamo ritrovato un po' la quadra di tutto, ma anche ieri non era malissimo, abbiamo avuto un problema tecnico in una manche che ci ha penalizzato e secondo me se già dalla finale 1 partivamo davanti potevamo vincere. Stavolta ce l'abbiamo fatta, sì. La chiave di volta è stata la partenza, ho fatto una partenza a bomba e sono aspettato subito il secondo, aspetto un attimo che si scaldassero le gomme e sono andato io davanti per fare il mio ritmo. Sapevo che Mirko e Francesco sarebbero arrivati su più forte, quindi ho provato a fare un po' di spazio, poi mi ha ripreso però sono stato davanti lo stesso, bene così. La 60 Mini per bambini dai 9 ai 12 anni continua ad avere numeri sempre più importanti e a rendersi sempre più interessante e combattuta. 70 piloti a Castelletto ed è un numero record per il campionato italiano e un buon auspicio per le categorie maggiori che potranno contare su questo vivaio giovanile. Lo scorso anno la punta massima era stata di 53 piloti a Sarno, quindi un bel salto in avanti. Una lunghissima battaglia ha contraddistinto le gare della 60 Mini dove l'alto numero di piloti ha comportato l'effettuazione di molte manche di qualificazione. In totale, comprese anche le altre categorie, sono state ben 24 le manche disputate nella giornata di sabato.
Ad aggiudicarsi la prima finale è stato il siciliano Gabriele Mini Energy, in volata su Nicolò Cuman, Tony Kart, e il francese Evan Mallet CRG. In quarta posizione ha concluso il ceco Roman Stanek Energy, seguito dallo spagnolo Moar Maestro Urbelitz Evo Kart, Leonardo Caglioni Energy, Alfio Spina e Leonardo Bizzotto, ambedue su CRG, Luca Giardelli Tony Kart e Nico Pretolani. È stata una bella gara, è stata anche molto lottata, perché all'inizio la pista non era molto buona, quindi ci volavo molto. A metà della gara ho sbagliato una curva e Malle mi ha passato. Mi sono girato e ho visto che gli altri erano molto attaccati, quindi ho subito ripassato Mallet, perché sennò perdevo molto tempo, e sono riuscito a mantenere la posizione fino all'ultimo giro, dove Kuman ha provato a passarmi, però io ho chiuso la traiettoria e sono riuscito a vincere. In gara 2, con la griglia di partenza invertita, è stato l'altro siciliano Alfio Spina, al debutto su CRG con il team Gamoto, ad imporsi in un altro arrivo in volata sullo spagnolo Moar Maestro Urbelitz, con il francese Mallet, anche questi in forza al team Gamoto, ancora terzo sul traguardo. In quarta posizione si è piazzato Gabriele Mini, seguito da Leonardo Caglioni, Leonardo Bizzotto, Nicolò Cuman, Pietro Delle Guanti, Luca Giardelli e Alessandro Cenedese. Ai primi giri in partenza mi hanno superato e poi piano piano ho rimontato fino alla prima posizione. Per un paio di giri sono stato primo e al penultimo giro Caglioni mi ha attaccato, l'ho risuperato. Poi all'ultima curva mi ha attaccato e in uscita l'ho risuperato. Nella OK Junior, con 17 piloti al via, nella prima finale il successo non è sfuggito a Nicolò Genisi, Formula K, al termine di una bella serie di sorpassi con i maggiori contendenti della categoria, Maurizio Moretti su Xprit e Alessandro Giardelli su Tony Kart, che hanno concluso nell'ordine alle spalle di Genisi. La quarta posizione è andata all'indonesiano Perdana Minang su Tony Kart, che ha preceduto Lorenzo Ferrari Tony Kart, Jacopo Guidetti Evo Kart, Andrea Bristot IPK, Leonardo Papalia Tony Kart, Edoardo Morricone Tony Kart e Daniel Grimaldi Luxor. Sì, è una vittoria abbastanza aspettata, è tutto weekend stiamo lavorando per questo risultato e alla fine è arrivato. Prima curva sono sfilato quarto perché partendo all'esterno ho perso qualche posizione, poi piano piano sono riuscito a recuperare posizioni e arrivare al primo posto e riuscire a dare quel distacco per poi non riuscire più a farmi passare. Nella seconda finale, con Moretti e Giardelli fuori causa già al primo giro per un incidente, la gara ha vissuto sulla rimonta di Giuseppe Fusco, Lenzo LKE, scattato dalle prime posizioni fino a riuscire a portarsi in testa alla corsa negli ultimi due giri. Alle spalle di Fusco hanno concluso Leonardo Papalia, scattato dalla pole position, e l'indonesiano Perdana Minang. Genisi ha concluso quarto. Nelle altre migliori posizioni hanno terminato Jacopo Guidetti, Andrea Rosso, Andrea Bristot, Lorenzo Ferrari, Shiab Al-Abzi e Biagio Ruvolo. Sì, è stata una bella gara, ho fatto una grande rimonta e partivo nelle ultime posizioni. Nella partenza sono riuscito ad entrare e mi sono infilato sesto. Poi man mano nella gara sono andato a migliorare e ho creduto fino in fondo che volevo recuperare Papalia e ce l'ho fatta. Le due nuove categorie con motore monomarca Yame, AC Kart e AC Kart Junior, quest'ultima aperta agli undicenni, hanno offerto anch'esse un ottimo spettacolo, nonostante il numero dei concorrenti in questa prima uscita non sia stato elevato. Rappresentano comunque una buona occasione per disputare un campionato italiano ad alto livello, con costi decisamente più contenuti rispetto alle altre categorie nazionali equivalenti. Nella AC Kart ha conquistato una doppietta Alessandro Di Cori, vincitore di ambedue le finali davanti a Simone Favaro. Il terzo posto in gara 1 è andato a Matteo Zamporlini, tutti su Tony Kart, mentre in quarta posizione si è piazzato Tino Danadei su Top Kart davanti a Sebastiano Solinas su Energy, Riccardo Stefanelli su Praga, Salvatore Palermo su Energy e Angelo Ardito su Luxor. In partenza non sono riuscito a sfilare molto bene,
sono sfilato terzo, e poi però al momento che il telaio e il motore hanno iniziato a funzionare sono riuscito a riprendere la prima posizione e sono riuscito a scappare via, e poi diciamo ho mantenuto il gap che avevo conquistato. Nella AC Kart Junior, che ha gareggiato insieme alla categoria maggiore AC Kart, il successo in gara 1 è andato a Giulio De Amici su Tecno, davanti a Matteo Roccadelli su Evo Kart e Luca Graziani su CRG. Partenza è andata male, perché il secondo, sono sfilato secondo di categoria, e poi però con il primo giro a un tornante ero infilato il mio coetaneo Roccadelli, e sono riuscito a conquistare la prima posizione. Poi ho cominciato a accumulare gap che ho mantenuto fino a fine gara. Questa categoria è la prima volta che la faccio e sono abbastanza soddisfatto, sia per i motori, organizzazione e diciamo i tracciati dove si svolgono le gare. Nella seconda finale della AC Kart, con Alessandro Di Cori, autore di un'altra vittoria, al secondo posto si è piazzato ancora Simone Favaro, mentre il terzo posto è andato all'ex campione italiano Tino D'Amadei, Top Kart, Matteo Zamporlini, Riccardo Stefanelli, Sebastiano Solinas e Ardito Angelo hanno occupato le posizioni di rincalzo. Siamo partiti all'ottava posizione, dato che in questo campionato quello che vince è la gara 1 e parte ottavo in gara 2. Sono riuscito a sfilare molto bene. Poi sono stato anche fortunato, perché con i giri in regime di slow mi sono riuscito ad avvicinare al secondo, che era D'Amadei. E al momento della bandiera verde ho superato D'Amadei, e poi due giri dopo a Favaro e sono riuscito a trovare il giusto gap per andare a vincere, e è andato tutto bene. Volevo ringraziare prima di tutto i genitori perché mi concedono, diciamo, di venire a correre, e la squadra, il team, il motorista e anche il meccanico. Grazie a tutti. In gara 2 della AC Kart Junior ha concluso con il successo Davide Menengon, Tony Kart, al termine di un vivace scambio di posizioni con Mattias Torreggiani su CRG. Importante anche l'ottima presenza nelle altre due categorie con il cambio Pro Driver Under e Over, con caratteristiche più amatoriali rispetto alla KZ2, ma ugualmente di un buon spessore agonistico. Proprio un grande agonismo ha esaltato le gare della Pro Driver Under, dove il successo in gara 1 l'ha ottenuto Federico Centioni su EKSTK, davanti a Filippo D'Anastasio, Tony Carte e Fabrizio Del Brutto, Maranello. Nella top 10 hanno concluso Dennis Menegatti, VRK, Francesco Alfiniti, CKR, Andrea Fortuna, Tony Carte, Rodolfo Massero, Energy, Federico Temperini, Tony Carte, Matteo Salvetti, Parolin e Lorenzo Natali, CRG. Abbiamo sofferto un po' col telaio, che scivolava sempre un po' dietro. Siamo riusciti un po' a migliorarlo per la finale e è andata come doveva andare. Siamo riusciti a tenerli dietro, tanta fatica, ma ce l'abbiamo fatta. E dobbiamo ancora migliorare e vediamo gara 2 che succede. In gara 2 è stato Francesco Temperini, Tony Kart TM, ad aggiudicarsi la gara dopo essere scattato dalla pole position per la griglia invertita. Alle spalle di Temperini hanno concluso sul podio Francesco Alfiniti e Andrea Fortuna. In quarta posizione è terminato Filippo D'Anastasio, davanti a Federico Centioni, Rodolfo Massaro, Dennis Tuia, Matteo Salvetti, Lorenzo Natali e Paolo Castagnetti. In gara anche una ragazza, Maria Laura Di Muzio, che ha concluso in undicesima posizione. La gara è cominciata bene, ho finito in prefinale in gara 1, ho finito ottavo, in gara 2 quindi sono ripartito primo, e è stata una gara intensa, siamo partiti, ho dato il massimo sin dall'inizio, sono stato attento a non andare fuori, alla fine del primo giro ho passato il secondo e poi ho dato il massimo e sono andato via.
probabilmente io ho avuto problemi meccanici nella manche 2 che mi ha compromesso tutta la gara 1 e quindi sono partito 16° e ho finito 8°. In gara 2 fortunatamente sono riuscito a impegnarmi e arrivare sul primo gradino del podio. È stata una gara davvero entusiasmante e emozionante. Nella Pro Driver Over, nella prima finale, Paolo Scagnelli è restato al comando per tutta la gara dopo che l'autore della pole position, Pasquale Feola, LH, e Claudio Tempesti, Birel Art, sono incappati in un incidente mentre erano in lotta per la seconda posizione. Sul podio, alle spalle di Scagnelli, sono terminati Davide Colombo, CRG, e Daniele Cirelli, SKSTK. In quarta posizione è terminato Simone Torsellini, Tony Kart, davanti a Luca Giannecchini, Parolin, Andrea Palazzi, Oberon, Gianni Corti, Maranello, Paolo Beltramini, Tony Kart, Attilio Borghi e Andrea Montagnani, entrambi su Maranello. Siamo partiti abbastanza bene, poi alla fine sono andato un po' a tribolare, poi a dire la verità mi sono un pelino anche agitato e quindi eravamo lì. Però comunque dai, siamo stati corretti tutti, anche chi era dietro è stato corretto, penso che siamo divertiti alla fine, quello che conta. Nella seconda finale della Pro Driver Over è stato Luca Giannecchini, Parolin, ad imporsi, con Cirelli secondo e Tempesti questa volta terzo dopo una gran rimonta dalle ultime posizioni. Quarto è terminato Gianni Corti con Simone Torsellini quinto e il vincitore di gara 1, Paolo Scagnelli, sesto. Bella soddisfazione. Gara 1 ho sbagliato un po' le pressioni e poi varie cose, ma in gara 2 ho stravolto il telaio, ho fatto un bel assetto grazie ai miei meccanici, Parolin, Gaetano, che è il mio vero meccanico, e si è trovata la perfezione. Ho fatto un bel lavoro. Le due categorie Pro Driver per il loro campionato italiano, dopo questa prima prova a Castelletto, torneranno in pista il 10 luglio ad Adria e il 18 di settembre in Sicilia a Triscina. Il prossimo appuntamento con il campionato italiano AC Karting è fissato dal 27 al 29 maggio 2016 sul circuito internazionale Napoli di Sarno.